basta, ho deciso, la faccio finita! Eccolo là! Fulvio, giusto in tempo! Fulvio! No, ragazzi, lasciatemi stare, andatevene via! Basta, Fulvio, ma che cosa è successo? Ho scoperto che mia moglie mi tradisce con il salumiere, il macellaio, il fruttivendolo e il panettiere. E forse della tua vita le mancava qualcosa? O farmacista! Ragazzi, io con mia moglie non so più che pesci prendere! E per forza, stai piantando essa! Basta! Avete capito? Basta! Mia moglie è una donna casta e pura! È pura! È pure una baldracca! Mi sparo! No! Fulvio, calmati, ma tua moglie ti ha lanciato qualche segnata? Ha fatto capire qualcosa? Sì, a pensarci bene questo mese, pur di non fare l'amore con me, mi ha detto che ha avuto il ciclo 3 volte! E che te è un triciclo! Pensate, siamo stati fidanzati 10 anni! 10 anni della mia vita! E la prova d'amore, quella vera, me l'ha data dopo 9 anni. Ma secondo voi io cosa ho dovuto aspettare? Odore tuo! Mi sparo! No! Calmati! Pensate che in camera da letto ci abbiamo un salvadanaio. Ah. Ogni volta che facevo l'amore con mia moglie ci mettevo 20 euro. Dopo un mese l'ho aperto, sono usciti 2000 euro. E mica siamo tutti quanti tirati come te! Una volta per farla contenta gli ho fatto sperimentare il sesso a 3. E le è piaciuto? E non lo so, io non ci stavo. Le è piaciuto. E tu che ne sai? Io ci stavo. Mia moglie addosso mi ha lasciato un segno indelebile. Il corno! No, mi sono fatto un tatuaggio con il nome di mia moglie in petto. Mary, non si toglie più. Mary, no, non si toglie. Ti sei scritto Mary in petto? Sì. Non si toglie. Si aggiusta. Come si aggiusta? Si può aggiustare. Scusi, come si aggiusta Mary? Mary, riempite i corno, lo continui. Vabbè. Fulvio, non disperare, pure io ho dedicato un tatuaggio a mia moglie, Chicca! Scusami Giulio, ma tua moglie mica si chiama Chicca? Chi cazzo mi ha fatto fare, mi sposavo? Basta! No! Fulvio, senti caro Fulvio, accetta un consiglio di un caro amico. Ricorda, le mogli sono come tesori. Vanno custodite? No, vanno seppellite, questo. Mi sparo! E sparano! Mi è vietato fumare! Allora, mentre voi eravate sul palco e facevate il vostro pezzo, si rideva, ma in giuria si consumava veramente. Da una parte è una tragedia, quella di Selvaggia Lucarelli che ha schiacciato immediatamente, ha cliccato. Oh, grazie. Proprio dopo un secondo. E dall'altra parte quella di Paolo Ruffini che se la rideva perché guardava Selvaggia o immaginava quello che la testa di Selvaggia potesse dire o pensare. Prego Paolo. Buonasera ragazzi, buonasera. Certe battute sono veramente di un'ingenuità e di una, come dire, di un già sentito pazzesco. A volte qualcosa, forse l'avevo già sentita, c'era un gelato, si chiamava il cucciolone, c'erano delle battute sopra e qualcosa. Però, non so, è sempre il discorso delle pretese, delle aspettative. Io non so come dire, non so, voi siete venuti qui con una grande semplicità, avete fatto, qualcuno si è divertito, qualcuno no. Ora dirvi che vincerete la trasmissione, che il pezzo vostro è magnifico, non me la sento, però mi prendo una confidenza per dirvi che ovviamente siete stati molto carini e grazie, non avete fatto tantissimo originalità, insomma siete stati pazzeschi, però io vi difendo. Selvaggia, come mai hai cliccato? Perché non mi facevano ridere, perché c'erano delle banalità miste a volgarità, erano un po' i tre tristi, non lo tre so. Tristi. Comunque non, Diego. No. Loro hanno quel dinamismo, non hanno inventato niente, anzi hanno fatto tutte battute già sentite, veramente, raramente ho sentito un repertorio così di merda come il vostro. Ancora? Ma davvero, no, ma è veramente, cazzo, tutta roba che ho sentito già, che i 3-3 hanno fatto meglio, però nonostante questo loro hanno un dinamismo, c'è un potenziale di capacità, c'è di talento superiore ad altre persone che ho visto prima, che non avevano nemmeno quel potenziale lì. Chiediamo a Fabio magari. E quindi si fa fatica a fare un ragionamento, siccome giudichiamo poi in quattro. Io vorrei stimolarvi a cercare qualche idea nuova, perché avete un'età che dovete fare cose nuove, non guardare a quello che è già stato fatto, quello dico. Però siete bravi sul palco, avete energia, tutto, ma andiamo a vedere i voti che arriveranno a Invietato Fumare. Ricordiamo, la Selvaggia Lucarelli ha cliccato, quindi il suo voto è pari a 0 e adesso vediamo se con gli altri 3 voti riuscirete ad andare tra i primi 14. Eccoli qua, arrivano i voti: Diego Battantuono 5.5, Paolo Ruffini 5.5, abbiamo detto prima Selvaggia voto 0 perché ha cliccato, e Fabio De Luigi 5.5, per un totale di 16.5. Questo è stato deciso. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.